Buonasera a tutti, a tutte le persone presenti. Finalmente sto riuscendo a fare questo tutorial che me l'aveva chiesto gentilmente un seguace, quindi uno che aveva iniziato a seguirmi. Avevamo un po' parlato in una live di software col quale poter fare editing video più nello specifico, e così ho nominato Sony Vegas Pro della Sony, quello a pagamento. Poi c'è Wondershare Filmora, che ha la sua versione di prova come tutti gli altri. Comunque, ha la sua versione di prova come tutti i software, come appunto Sony Vegas Pro, però diciamo che a differenza di Sony Vegas Pro, o comunque Vegas Pro, appunto Wondershare Filmora ha una versione di prova illimitata, non ha una scadenza, quindi direi questa è la schermata, questa qui è la schermata, questa è la timeline, ovvero la linea temporale, quindi dove noi metteremo i vari file. Questo è lo schermo, il display dal quale possiamo vedere il nostro file audio o comunque l'immagine. Qui ci sono le varie sezioni, dove appunto tutte le varie sezioni dove c'è file multimediali, ovvero dove possiamo prendere un file video, un file audio o file tipo immagini e robe di questo genere. Audio, qui ci sono già dei file audio che lo stesso software, che il software stesso ci dà disponibili da poter utilizzare. Qui ci sono tanti caratteri, tanti titoli, che sono divisi in vari tipi, diciamo così. Cioè, gli stessi titoli sono caratterizzati, possono essere utilizzati in vari modi. Sono alcuni già prese, sono presettati, molti. Dico fin dall'inizio che comunque quella che ho io una versione di prova, non ho comprato la versione quella premium, diciamo così. Comunque, la versione quella che ho io tuttora è quella di prova, è la versione di prova. Insomma, questi caratteri, questi titoli sono presentati in vari modi. Sono presentati tipo con così, quindi con un tipo di sfondo dietro, vari tipi di sfondi dietro, oppure sono senza sfondo, quindi questo tutto nero in realtà sarebbe PNG, che se si importa un'immagine, se si importa un'immagine, non lo so, un green screen. Ci si può scorrere nella linea temporale così. Inoltre, con control si può. Ah no, non è vero. È una cosa che mi sto inventando io. Con alt si può zoomare,
in questo modo, mentre invece tutti i comandi a della verità così non me li ricordo, ma vabbè. Comunque, mettendo qui fin dall'inizio, se si mette questo, ecco, ha creato un'altra traccia video. Questo praticamente allo sfondo, mentre invece con Canch, mettendo questa qui, che già dall'immagine, dalla miniatura si può capire in che modo verrà visualizzato, ecco qui. Ciò che si vede è solo questo, perché non ha lo sfondo. E infatti vengono rappresentati così. E tipo qui ci sono appunto tutte le sezioni che già fanno capire cosa ci si può aspettare. Quindi all'inizio sarebbe tipo, non lo so, una sigla, diciamo così, un intro, una intro. Ci sono queste qui con tutto lo sfondo dietro, quindi non in PNG. Poi ci sono i titoli, che però questi sono... Ci sono anche quelli tutti a bianco oppure colorati, però comunque sono in PNG. Poi ci sono le versioni piccole, tipo sempre che un cancio, tipo questo qui. Beh, no, questa è brutta. Vediamo una carina. Ecco, questa qui, che non si vede molto, però. Dato che è in PNG, tanto vale. Ecco qui. Che è carino. E questi ovviamente possono essere però modificati anche. Cioè se tipo prendo... Vabbè, sempre questo. Si fa doppio clic. Vabbè, insomma, modifica avanzata. Qui possiamo cambiare il preset, ovvero, insomma, questo qui. Oppure possiamo cambiare l'animazione, che sarebbe da qui, tipo... Doppio clic, si fa così. E si può cambiare tipo il font. Ne so, mettiamo un Rockwell. E insomma, cambiamo anche ciò che c'è scritto, tipo ciao. Insomma, viene una cosa del genere, anche se fa schifo. Ma vabbè. Ok, ritornato in sé, fortunatamente. Poi ci sono i sottotitoli, che è davvero una cosa molto bella, devo dire. Mai provata in realtà, però penso sia molto utile. Ci sono vari tipi di sottotitoli. Dove sta? Ci sono vari sottotitoli, tipo quello trasparente, anche se non si capisce, quello nero, cioè con lo sfondo nero e tutta la scritta gialla. Questo non li ho scaricati. Scaricarli, inoltre, anche nella versione di prova, scaricare un qualcosa tipo questo, è gratuito, cioè non costa niente. È pur sempre una versione di prova. Però scaricare le varie cose non costa nulla. Oppure ci sono appunto i fine crediti. Guardate che carino. Che carino. Qualcosa di davvero bello, devo dire. Che altro c'è? Beh, ci sono questi altri sottotitoli, cioè sottotitoli, sì. Titoli di coda che però non ho ancora scaricato. Qui ci sono... Le varie cose,
che i vari font, i vari titoli che vengono anche così, è uno di questi, uno di queste, di questi tipi, li ho utilizzati o comunque li utilizzo per fare le mie animazioni di qualsiasi cosa. Specialmente le renderizzo, poi o tipo queste cose qui, che sono molto belle anche per fare dei vlog. O che altro? Insomma, per fare vlog, roba del genere, tipo anche questo. Sono cose molto belle, devo dire. E questa è Wondershare Filmora 9. Quindi Wondershare Filmora è arrivata la nona sinfonia. Alla nona versione. Poi qui arriviamo alla sezione transizioni. Le transizioni ovviamente sono delle cose che... Ora, giusto per video di esempio, ecco, magari facciamo questo. Mettono disponibili anche dei video con i quali poter fare degli esempi e questi. E su questo sono molto felice perché almeno posso utilizzare robe del genere. Ecco, robe di questo tipo. Prendendo un altro... Vabbè, magari prendiamo un E3, così almeno possiamo fare delle prove molto belle. Insomma, le transizioni sono delle animazioni che aiutano, diciamo così, che servono per passare da un'inquadratura all'altra, oppure da una scena all'altra, o da una sequenza all'altra, o come si dice nel campo del doppiaggio, nel campo del doppiaggio, degli anelli, anche se... Vabbè, per entrare nello specifico, gli anelli sono, cioè se le clip durano tot minuti, tipo 5 minuti per esempio, perché un video che dura, cioè un file ha un video che dura un'ora non può essere definita una clip, perché una clip è un video che dura poco, quindi pochi minuti, tipo 5 minuti. 5 minuti sono già eccessivi per essere definita una clip, però gli anelli tipo sono una cosa ancora più corta delle clip, cioè è una, si può dire sequenza, però comunque neanche tanto perché semplicemente sono dei video che durano un minuto. Ecco, un minuto al massimo. Vanno dai 30 secondi a un minuto, quindi 60 secondi. Però, ad ogni modo, le transizioni servono per passare da una sequenza all'altra. Tipo in questo caso, ecco, già questa non è proprio una... cioè, questa non è una transizione, è semplicemente un passaggio da una scena, da un'inquadratura in questo caso, all'altra. Mentre invece, se volessimo fare qualcosa di più creativo, diciamo così, possiamo, sì, buonanotte, possiamo trascinare e aggiungerla, oppure possiamo semplicemente fare più. Non lo fa? Vabbè, possiamo fare semplicemente più, possiamo mettere qui e fa l'azione in un certo modo, ecco qui, fa così, anche se fa un po' schifo. Possiamo metterla al centro, che è l'opzione più valida per fare una cosa del genere, diciamo così, e
Ecco qui, oppure possiamo spostarla qui. Sì, buonanotte. Inoltre c'è questo effetto calamita che si può anche togliere, se non sbaglio. Disabilita il canvas snapping, però. Non è vero. Pensavo fosse quello, invece no. Ad ogni modo possiamo anche abbreviare la transizione, ovviamente, farla diventare così, oppure farla più lunga, farla durare ancora di più. Possiamo cancellarla, ovviamente. Una transizione che si vede. Che è la più famosa, diciamo così, diapositiva, dov'è? Portatura, linear. E insomma, ci sono divise anche in tante cartelle, diciamo così. Qua, vabbè, ci sono varie cose, tipo file, si può aprire un nuovo progetto che è differenziato in tanti tipi. In tanti formati, in tante risoluzioni, voglio dire, tipo widescreen, è quello che ho fatto io, quindi la 16.9, oppure Instagram, cioè uno per uno, insomma, cioè non uno per uno, perché sennò sarebbe una cosa mignon, però è la versione, diciamo così, del display del telefono, oppure ritratto, standard, cinema. Poi si può aprire un progetto, se ne avete salvato uno, che si va appunto salva progetto con Ctrl S o comunque da qui, e qui ci sono tutte le porta al computer dove volete salvare, oppure c'è salva progetto come, quindi sarebbe tipo salva con nome. E poi, vabbè, esci a modifica, ci sono i vari settaggi, quindi le varie cose che potete fare. Tipo, appunto, una cosa che io utilizzo molto, da qui potete vedere i comandi della tastiera anche, che ve lo consiglio davvero molto, vi consiglio davvero molto di imparare i comandi, le combinazioni dei tasti della tastiera del vostro computer. Perché così facendo, velocizzerete molto di più, velocizzerete la fase di montaggio, del montaggio, perché montare un video, certo, dipende da video a video, quanto lo volete fare elaborato un video, però se appunto è un video molto impegnativo che lo volete fare super elaborato, qualcosa di pazzesco, tipo un film, volete fare, o un trailer. Comunque i trailer durano poco, ma ci sono progetti che potreste impiegarci molto tempo per montare, per elaborare. Per questo, appunto, potete, per velocizzare, per metterci meno tempo possibile, potete, appunto, già imparando le varie combinazioni di tasti. Già quello abbrevia molto la fase di montaggio, quindi ci impiegherete molto meno. Tipo, non lo so, facendo Ctrl C, come potete leggere qui, con Ctrl C fate copia, ovviamente selezionando ciò che volete copiare, Ctrl C e Ctrl V incollate. Oppure con Ctrl X tagliate, Ctrl V copiate e sempre con Ctrl V copiate quante volte volete sta cacchia di cosa. O con Ctrl Z fate annulla, quindi ritornate indietro quante volte volete. Ci sono anche i comandi qui, oppure potete anche fare con il tasto destro del vostro mouse e qui potete fare col mouse le varie cose, però
per abbreviare i tempi, tanto vale fare Ctrl-C per copia, Ctrl-V per incolla, Ctrl-X per taglia, Ctrl-V per copia, o Ctrl-Z per tornare indietro. Poi, che altro c'era qui addirittura? Mostra proprietà. Ah, Alt. Insomma, poi elimina, semplicemente si fa con canc, quindi con canc eliminate. Se volete ripristinare, basta ritornare indietro e quindi Ctrl Z. Insomma, sono tutte combinazioni di tasti che veramente sono davvero utilissimi. A questa clip io posso fare, se io la volessi copiare, posso fare tasto destro del mouse, fare copia, andare qui. Inoltre con il tasto destro sempre ci si può muovere in questo modo, come volete. Con il tasto destro del mouse, tenendo premuto, potete muovervi dove volete nella timeline del software. Una cosa che vi raccomando di fare, una cosa davvero importante, è salvare il progetto, perché mettete caso che se ne va la corrente, avete un computer fisso, lavorate dal computer fisso, se ne va la corrente, il computer fisso è collegato direttamente alla spina della corrente e quindi si spegne il computer, potreste perdere tutti i salvataggi. O se non avete salvato per niente il progetto, potete, al riavvio del computer dovrete ricominciare tutto da zero. Mentre invece, una cosa che vi raccomando davvero tanto di fare è, se ce la faccio, salvare il progetto. Ho sempre, anche su questo io sono molto abituato ormai, come ho detto, con la tastiera e il mouse a lavorare, appunto, per abbreviare i tempi, faccio Ctrl Shift S e mi apre la schermata dove voglio salvare. Posso rinominare tipo tutorial, se ce la faccio, però non ce la faccio proprio a scrivere. È vero che sto storto, quindi sono storto, però. E faccio salva, io non lo salvo perché chi se ne... Anzi no, lo salvo per un semplice motivo. Faccio salva con invio. Ho salvato il progetto. Ora, sono abituato a fare anche questa cosa per essere sicuro, per rimanere al sicuro, sapere che se per caso se ne va la corrente per un mega temporale, il computer si spegne, purtroppo. Se tipo non ho salvato un'operazione, non ho salvato una cosa che ho appena fatto e se ne va la corrente, purtroppo, sì, non devo fare tutto da capo, però comunque a me dà fastidio dover rifare 3.000 volte le stesse cose. O comunque, per essere sempre al corrente di aver salvato, a parte il fatto che io di base sono abituato a salvare ogni volta, anche per una minima operazione che ho fatto, anche per aver semplicemente fatto questo, io sono abituato a fare Ctrl S. Salva le cose automaticamente. Quindi ha salvato la mia operazione. Così, Ctrl S e ha salvato quest'altra operazione. Ritorno indietro, Ctrl S, e ho salvato. Quindi anche questo è un buon motivo per farvi capire che se imparate a utilizzare sia il mouse che la tastiera con le varie combinazioni, abbreviate i tempi in fase di montaggio. Quindi è molto meglio così.
Ripeto, faccio per esempio taglio, CTRL S, poi se voglio ritornare indietro, CTRL Z, CTRL S e salvo. Niente di più facile. Anzi, è davvero comodo perché vi sentirete più al sicuro, perché saprete, io poi mi viene automatico, come vi ho detto. Sono abituato, cioè mi viene automatico proprio il movimento e quindi la combinazione, un po' perché mi ricordo a memoria anche la tastiera, tant'è che ci sono delle volte che scrivo senza vedere la tastiera, cioè vedo il monitor del mio computer, il monitor, e scrivo. Però è comunque un fatto di memoria perché tante volte ho fatto queste combinazioni. Ormai me le ricordo a memoria, quindi senza guardare. Questa è la barra spaziatrice. Vabbè, questi sono i comandi che non mi ricordo, però, tipo, a maggior ragione che mi trovo lontano, purtroppo, dalla tastiera. E allora. Detto ciò, questo è il motivo per il quale vi raccomando di imparare tutte queste cose. Poi io, vabbè, non sono proprio un maestro, però tanti anni di esperienza da autodidatta, sì, però comunque varie cose le ho imparate. Poi comunque, dato che sono andato a un liceo artistico, parlo tutte queste cose. Chi più, chi meno le diceva, quindi consigliava qualche professore, per chi più, chi meno. Ad ogni modo, di default, quindi appena aperto un progetto nuovo, vi troverete con una traccia video e una traccia audio. Questa qui, che potete bloccare, così non spostate niente, così siete sicuri di non spostare niente per sbaglio, oppure oscurare, quindi non far vedere. Se tipo, appunto, avete la possibilità di creare altre tracce audio o tracce video, così da poter sovrapporre delle robe, tipo voglio mettere un titolo, per esempio, ma lo voglio appunto sovrapporre. Posso benissimo andare qui e fare aggiungi traccia video, trascinando, eccola qua. E avete messo una traccia video avete aggiunto con appunto un font o un qualche elemento che potete importare, quindi con importa, che ne so, che vi devo dire, prendete questo che sono gli elementi che utilizzo. Insomma, avete capito? PNG ed ecco qui. Sì, vabbè, lui è scemo, ma vabbè. Ed ecco qui. E sovrapposto. Ovviamente in PNG intendo le immagini che sono trasparenti, quindi che non hanno, come questo qui, c'è la scritta, ma tutto il resto dello sfondo è trasparente, quindi queste sono le immagini o comunque i file che sono in PNG. Quindi, quando hanno uno sfondo trasparente e che quindi si riesce a vedere ciò che si trova dietro. Se io volessi, appunto, se io per il momento non voglio vedere sta roba qui perché voglio controllare come voglio aggiustare ciò che sta dietro. Basta oscurare, cioè non mostrare il livello che
sovrapposto da qui. Così si vede, così non si vede. E se non lo voglio spostare, per sicurezza faccio così. Stessa cosa con le tracce audio. La traccia audio si può silenziare nel caso non voglio sentire l'audio, appunto. Inoltre, che audio? Ci sono tanti altri audio già incorporati, diciamo così, che potete utilizzare. Sicuramente, almeno credo, non sono copyrightati. Però nel caso state molto attenti, rimanete molto attenti a tutto ciò. Ci sono, come vi dicevo, come avevo già detto, questi, che come vi avevo detto si può, ecco, togliere in questo modo. Già ci sono tante robe incorporate, diciamo così. Io alcuni di questi elementi li ho proprio utilizzati proprio per questo, per alcune animazioni e alcuni video. E poi ci sono le transizioni. Le transizioni sono delle animazioni che servono per passare. Non per forza servono, non sono obbligatorie, però se si vuole fare qualcosa di carino, qualcosa di elaborato, si possono utilizzare queste animazioni che servono per passare da una sequenza all'altra, da una scena all'altra, come questa qui, che di base è così, ecco. In questo modo. Prima scena, seconda scena. Però con una transizione, tipo, che vi devo dire, questa qui, mettendola qui e accorciandola, allungandola come volete, si può far diventare, si può cambiare dalla prima scena, che è questa qui, alla seconda scena. In questo modo, con un'animazione, questa è la transizione, appunto. Sempre che un cancio si può cancellare. Inoltre, si possono mettere una transizione, la si può mettere come volete, quindi tipo qua a destra, cioè qua a sinistra, al centro, oppure a destra. Per avere un effetto diverso della transizione. Ce ne sono tante, tipo anche queste. Ovviamente con i vari aggiornamenti hanno aggiunto robe, devo dire, molto carine. Da qui, appunto, se ne avete scaricata qualcuna, si possono scaricare gratuitamente, anche se, cioè, sono. Le transizioni sono tutte gratuite, però potete trovarle. Per avere un'anteprima, ecco che qui, cliccando qui appunto, perché facendo dal più lo inserite, mentre invece andando da tutto il resto potete mettere a preferiti e quindi trovarvelo a favoriti, nella cartella favoriti. Però cliccando da tutto il resto potete avere un'anteprima di come potrebbe essere la vostra animazione. Che poi alcune sono davvero belle, cioè incuriosiscono. Sono semplici, però. Potete avere questi effetti qui. Tipo questo, com'è? Madò. Semplici, ma carine.
Gli effetti sono anche da qui potete vedere appunto le varie anteprime, potete avere un'anteprima, è tipo questo, sono degli effetti che potete aggiungere al vostro video, tipo aberrazione cromatica, stile anni 60, 70, con queste animazioni che avevano, animazioni con questi effetti che avevano la pellicola degli anni 70, oppure salice, bianco e nero, vecchio video, così, che è davvero bello, davvero bello, oppure fisheye, che è tipo un grandangolo, e vabbè, poi ci sono tante altre, non vi sto a dire perché sono davvero tante. E si trovano tipo filtri, ci sono delle sottocartelle anche. Sì, in un certo senso. Poi ci sono gli elementi che sono queste cose qui che sono in PNG, quindi trasparenti, con lo sfondo trasparente, che potete aggiungere, mai utilizzati. Ma oggi ne ho scoperte un paio che sicuramente hanno aggiunto col passare del tempo, con uno degli ultimi aggiornamenti, se non con l'ultimo aggiornamento, che sono proprio gli AR. Gli AR sono questi qui. Sono degli elementi che si può dire che sono in 3D, sono elementi in 3D. Che potete sovrapporre per fare una roba del genere e che potete appunto anche cliccando qui sul display, selezionando oppure cliccando semplicemente potete modificare la grandezza oppure spostarlo, solo che così non si vede un cacchio. Ah no, non è vero, si vede. È solo che era finito, ecco perché. Ovviamente, in questo caso, questo è il display, quindi questa è la parte dove si vede l'immagine. Ma se l'elemento si vede così, ovviamente questa non è la parte che viene visualizzata. Quindi fate molta attenzione a dove lo mettete. Semplicemente facendo così, ecco, così viene visualizzato. Insomma, ci sono tutte queste cose belle. Davvero belle. Poi andiamo avanti. Mancano poche cose, siamo ormai alla fine, agli sgoccioli. E questi sono delle cose, sono gli split screen che servono se nel caso voleste inserire due immagini o più di un'immagine o comunque più di un file video, più di un video, più di una. Insomma, più di un elemento già preimpostato dal software stesso con tutte queste combinazioni, diciamo così. E tipo qui posso mettere un file che sembra far mettere è un conto. No, niente. Mi sa che devo andare. Ah, no, devo trascinare già. Ok, facendo così, qui possiamo mettere un'immagine o un video, e qui possiamo mettere la seconda immagine o il secondo video, sempre nella stessa inquadratura. Poi, detto ciò, arriviamo alla fase del rendering.
Il rendering è ovviamente la fase finale. Dopo aver salvato e risalvato quante volte volete, pur di star tranquilli, il vostro progetto, lo volete renderizzare, quindi lo volete salvare del tutto per creare appunto il video che poi vi troverete. E lo volete far mostrare a tutta la famiglia, grandi, piccini, a chi volete. Dunque, come si fa? Per renderizzare, bisogna fare da esporta e crea video. Oppure si può semplicemente fare CTRL E, come ci consiglia il software. Da qui, CTRL E, si va da qui. Ecco, questa è la differenza fra la versione di prova gratuita, che però è illimitata, quindi non ha un tempo, tipo non ha un mese di prova e dopo passato un mese dovete decidere se acquistarlo oppure infischiare, cioè non utilizzarlo più perché non potete più utilizzarlo, dato che ha 30 giorni, per esempio. La versione di prova gratuita di Filmora è gratuita all'infinito, però ha una piccola pecca. La differenza della versione completa, quindi la versione che quando lo acquistate potete avere il video così, senza nulla. Mentre invece il video che esporterete, quindi che renderizzerete, che andate a renderizzare utilizzando la versione di prova gratuita, uscirà fuori, verrà esportato con una filigrana, quindi con questa roba qui. Quindi, una volta renderizzato, vi troverete il video sì, ma con questa cosa lì in mezzo all'inquadratura, purtroppo. E questa è l'unica pecca. Quindi i video esportati nella versione di prova gratuita sono filigranati. Acquista Filmora 9 per esportare video senza filigrana. Quindi cliccate acquista ora se lo volete acquistare e quindi salvare, esportare il video senza filigrana. Mentre invece accedi per esportare con filigrana. Quindi si accede. Ci si può collegare, si può accedere con un account Facebook o Twitter o Google. E quindi andrete a esportare. Io. Per la prova dovrò farlo, ma dovrò ovviamente mettere così, perché non voglio mostrare nulla. Perché la privacy. Mettere un attimo le cose. Ok, chiaro. Avevo sbagliato la password, quindi grandioso. Dove sta? Ah, devo andare da quest'altra parte perché mannaggia la miseria. Inoltre le cuffie non mi sono servite. Ecco qui. Dopo aver eseguito l'accesso e fatto tutto quanto, riuscirà a quel paese. Chiudi! Ma chiudi e va a quel paese. Riuscirà questa schermata.
Questa schermata è appunto la schermata come sono messe le cuffie, maledizione. Vabbè, il mio rapporto con le cuffie è bellissimo. Riuscirà questa schermata dove dovrete decidere quale formato utilizzare per salvare il video, se tipo volete utilizzare, se tipo volete renderizzarlo, comunque esportarlo, salvarlo come un video, potete utilizzare dallo formato MP4 al formato MKV, anche se non sbaglio, anche WebM, però ve li sconsiglio, cioè quelli più consigliati, quelli più utilizzati sono MP4, WMV, AVI, anche se il formato AVI, anche quello ve lo sconsiglio perché pesa molto di più. Ovviamente da qui, appunto, a proposito di peso del file, da qui potete vedere tutte le impostazioni, quindi la risoluzione 1920x1080, la frequenza dei fotogrammi, quindi gli FPS, la dimensione, quindi quanto peserà il vostro file, quanto dura il vostro file, e quindi in base al vostro formato, al formato che andrete a scegliere, andrà a pesare il vostro file, il vostro video. Quindi tipo il mio video da 5 secondi in MP4 col formato MP4 peserà 5 MB, punto 1, vabbè, 5 MB. In WMV col formato WMV sempre 5 MB. Col formato EVC che non conosco, vabbè, mai sentito nominare, 3.9. AVI 6.3 e appunto pesa molto di cioè pesa di più. MOV in certo MKV 5.1, vabbè, bene o male pesano più o meno allo stesso modo. Quello che pesa di più è il formato AVI, però ve lo sconsiglio, ovviamente. Poi GIF, vabbè, MP3 nel caso vogliate salvare, esportare il vostro file come un formato MP3, quindi sarà solo una musica, insomma, sarà una traccia audio, quindi non sarà un video, sarà una traccia audio. Da qui potete rinominarlo, da qui potete scegliere il percorso di salvataggio, quindi che ne so, volete salvare sul desktop, dove volete. Da impostazioni, appunto, potete vedere, potete cambiare le varie impostazioni del vostro file, quindi potete cambiare la qualità, che anche in base alla qualità che scegliete, tipo qualità massima, andrà a pesare di più il file. Quindi migliore sarà la qualità del file, nel video, più peserà perché comunque sarà renderizzato con una qualità migliore, quindi con una qualità più definita. La codifica MPEG.4, gli FPS, ovviamente mettendo gli FPS di base, cioè sono consigliati gli FPS come FPS 30 FPS, ma anche 25. Gli FPS sono i fotogrammi che potete trovare per ogni secondo, quindi 25 fotogrammi FPS sono quanti fotogrammi verranno visualizzati per secondo. Quindi 25 FPS vuol dire che in un secondo verranno visualizzati, diciamo, 25 fotogrammi. Quindi
Quindi sarà fluido, ogni secondo sarà fluido a 25 fotogrammi. Con 60 fotogrammi, 60 fotogrammi è il massimo di fotogrammi che si possono avere in un singolo secondo. Ovviamente 60 fotogrammi vuol dire che sarà ancora più fluido. Con 25 sarà meno. La frequenza di bit, anche questo, sempre a qualità, però, come detto, più sarà migliore, diciamo così. Si sente un po' male, ma vabbè. Più andrete sopra, diciamo così, con la qualità, e più peserà. Tipo in questo caso, avendo messo così 60 fotogrammi, scusate, potete anche decidere la risoluzione, tipo 1280 o 1920. Se non sbaglio, questa qui è la 4K, se non sbaglio. Però, già con questi settaggi, ecco qui che aumenta la dimensione. Perché comunque avete apportato delle migliorie, sarà più come qualità sarà migliore, insomma. E quindi migliorando sempre di più, peserà sempre di più, ovviamente. Andando indietro, ovviamente sarà il contrario, peserà di meno, però avrete una qualità più scarsa. Io comunque vi consiglio anche di mettere per l'FPS anche 30 fps o 25, sono comunque buoni. Certo, non sarà fluido proprio come a 60 fps, però comunque sarà una buona qualità comunque. Dispositivo. Ah, questi sono i formati se volete salvarlo. Per il telefono, per la PlayStation, però vabbè. Se volete direttamente caricarlo su YouTube, potete farlo. Basta accedere, io non lo faccio perché non mi serve. E da qui ci sono le stesse cose che potreste fare con YouTube stesso, andando direttamente su YouTube. Potete scrivere il titolo, la descrizione, la categoria, che sarebbe tipo videogiochi, film e animazione oppure intrattenimento, quelle cose lì, i tag, oppure metterlo pubblico, privato, non in elenco, le impostazioni della qualità, insomma potete anche caricarlo direttamente da qui. Vimeo è un altro sito che però non sapevo della sua presenza. E DVD ovviamente se volete potete caricare appunto, potete salvare il vostro video, la vostra traccia audio, inserendo un DVD. No, in realtà i DVD sono solo per i video, in effetti i CD sono per la traccia audio, però vabbè, se volete salvare un video basta prendere un DVD, inserirlo nel computer e potete appunto salvarlo in questo nel DVD. Detto ciò, come lo volete esportare, basta fare esporta. Ecco qui che lo sta esportando e qui vi fa vedere le varie cose, anche quanto tempo rimane da fare. Potete anche aggiungere al termine cosa deve fare, cosa avete deciso di fare, se volete fare l'avviso sonoro, come avete sentito forse, oppure spegnere il computer, oppure non fare niente. Trova destinazione. Ok. Ecco qui. Scusate un attimo perché chiudo la cartella. Sì. Perché avendo due monitor, ovviamente me l'ha messo nell'altro monitor. No, brutto infame, non mi fare niente. Ok,
E questo è il video che ne è uscito fuori. Ovviamente queste sono delle clip che si possono trovare appunto a file multimediali, sono delle clip di prova. E come potete vedere c'è la filigrana, però. Certo, sì. Perché non mi dà? Cerco di metterla anche da lassù. Vabbè. Come potete vedere, qui c'è la filigrana, perché è creato con piano gratuito di Filmora. Per non avere la filigrana, come vi ho detto, dovete acquistare il software. Che se non sbaglio, gli abbonamenti mensili, se non sbaglio, o annuali, mi sa. Comunque. Con la versione gratuita, con la versione di prova gratuita, vi troverete il video con la filigrana, purtroppo. Però uscirà una cosa così. Ovviamente fatto un po' a checchio, però vabbè. E alla fine della clip, cioè alla fine, dopo, alla fine del video, cioè il video verrà salvato con questa animazione di Filmora, che sicuramente nella versione non di prova non verrà calcolato, cioè non verrà aggiunta questa animazione. Quindi. Quindi non verrà aggiunta sicuramente quella versione non gratuita. Detto ciò, chiudiamo. Detto ciò, che altro dovrei dirvi? Credo nient'altro. Io. Credo di aver finito questo tutorial. Nel caso avete bisogno, spero di essere stato abbastanza chiaro. Questo è tutto per Filmora. Ripeto, spero di essere stato abbastanza chiaro. Un'ora e mezza di tutorial, anche se devo dire la verità, l'ho ripetuto due volte il tutorial. Certo, fino a un certo punto, perché tipo il rendering non l'ho ripetuto due volte.